cari bikers, io sono Zeta. Oggi non lo so, mi è andata di fare una intro un po' diversa dal solito. Sto andando a mettere la benzina prima di tutto, che sto quasi in riserva, e poi vado a mettere qualche curva verso casa Castalda. Oggi mi sono portata anche la nuova action cam dell'Icon Tech che avete visto nel video precedente, così faccio qualche ripresa secondaria, voglio vedere come viene. Autovelox, frena. Ciao. Eccoci. Ok, fatto. Via, andiamo verso le curve. Ah, giusto, io non ho detto nulla, ma come potrete sentire, il solito vento sempre ci fa compagnia, eh. È da parecchi giorni che non prendo la moto, causa università che mi tiene impegnata quasi tutta la settimana. Oh, non vedevo l'ora di questa mezz'oretta, oretta di libertà in sella alla mia Zeta. Vedo che ci sono altri bikers, giustamente, perché oggi è un sereno, abbastanza sereno, sabato di ottobre, e mi pare giusto, i biker vanno a sfogarsi fra le curve di casa Castalda. Ho rimesso la fodera invernale nella giacca e adesso sto a temperatura, sto bene. Mamma mia, che mega cartello! Ciò, non so se lo vedete all'ombra, c'ho il laccetto del paraschina che mi sta volando ovunque. Maledetto te. Vieni qua. Ce la faccio. Non ce la faccio. E dai, non fa l'infame. Va dentro, cazzo. Oh. Forse stavolta non ho nemmeno bisogno di censurare la velocità perché forse me la copre l'action cam. Ho trovato una seconda funzione importantissima di un'action cam posizionata qui. Oddio, mi sei mancata! Le buche invece non mi sono mancate. Dai! Ieri ha piovuto e ancora c'è qualche tratto di asfalto bagnato, meglio stare attente. Sono un po' arrugginita, eh. Si vede che non la prendo da qualche settimana la moto. Questa me la scordo sempre la buca, porca vacca. E poi sta proprio sulla traiettoria, quindi rovina tutto. Tanti biker, che bello! E anche tante macchine, che bello! Cambiamo sta marcia? Dai, giù, giù, fammi grattare ste pedaline! Dai, andiamo più forte! Quello ci ha sorpassato! Vai! Vedi qua com'è bagnato ancora l'asfalto?
Oggi sicuramente ci sarà un po' più di gente al Dolmen, che come molti di voi sapranno ormai è il punto di ritrovo dei biker alla fine di queste curve. Ciao! Ancora devo migliorare. Ma voi siete venuti su con questo? Io? Sono io il matto su internet. Non so immaginare quanto pieghi questo attrezzo. Vibra tanto l'anteriore più che altro. Questa moto ancora l'ho mai vista. Prego! Ciao raga! Ciao, ciao! Ho incontrato qualche iscritto, abbiamo fatto due chiacchiere e adesso si torna indietro. Ho tolto l'action cam perché si è scaricata la batteria, quindi diciamo che un difetto di questa action cam è che non dura proprio tantissimo la batteria. È durata un'oretta, vabbè. Tornante, dai. Che è successo qui? Boh, non lo so. Prima dicevano che un ragazzo si era perso tipo la targa per strada, se non lo so, poi cosa è successo. Vabbè, l'importante è che nessuno si è fatto male, è tutto ok. Senti come suona! Era una Hornet, se non sbaglio. Mamma mia, quanto cavolo spinge sta moto! Erano gli iscritti che ho incontrato prima. Adesso, oddio, pensavo non mi vogliono umiliare sorpassandomi tutti! Che devo mettere la visiera parasole. Non vedo l'ora di cambiare gli scarichi. Che divertimento, ci voleva proprio un sabato così. Cari bikers, anche per oggi è tutto. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, così non vi perdete tutti i prossimi video. Io sono contenta di vedere salire il numero degli iscritti. Mi raccomando, seguitemi su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo in un prossimo motovlog e come al solito che le due ruote siano sempre con voi.